come di consueto apriamo il nostro spazio dedicato alla medicina Regione Lazio, lieta di doverlo fare con il professor Fabio De Luca, cardiochirurgo e cardiologo responsabile della cardiochirurgia di Humanitas a Bergamo, nonché primo cardiochirurgo clinica Quisisana qui a Roma. Gli do il benvenuto, buonasera dottore. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Buonasera, benvenuto con molto piacere qui ai nostri microfoni, ecco, per riportarci delle informazioni appunto inerenti alla cardiochirurgia. Passerei subito a domandare, dottore, quali sono i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari? Oggigiorno le malattie cardiovascolari sono la prima causa di malattia e purtroppo di morte nella popolazione mondiale. È importante determinare quali possono essere i fattori di rischio nella popolazione, quindi nel singolo paziente che viene sottoposto a visita. I fattori di rischio principali sono la familiarità, quindi una famiglia in cui ci sono già stati dei pazienti, delle persone che hanno avuto una malattia del cuore, è importante riuscire a valutare tutte le persone che fanno parte di questa famiglia. E il secondo fattore di rischio è, diciamo, la presenza di patologie del metabolismo dei grassi o degli zuccheri, quindi diabete, ipercolesterolemia. Chiaramente anche l'abitudine di vita è molto importante, quindi persone che hanno abitudine a fumare purtroppo sono più predisposte ad avere un evento cardiovascolare. Quindi dottore, un corretto stile di vita è fondamentale, ecco, per prevenire... Un equilibrio, ecco. E l'ipertensione va diagnosticata in tempo utile, quindi se presente la pressione alta va scoperta, va controllata e va anche trattata. Lo stile di vita comprende anche, oltre che l'alimentazione, anche l'abitudine a fare attività fisica regolare, possibilmente settimanale, che permette di tenere bassi i valori di zucchero e colesterolo e mantenere anche i valori pressori più bassi nella norma. La medicina si è evoluta, dottore, in tutti i campi. Questo, ecco, chiedo se può portarci, ecco, delle buone novità anche in merito a questo suo campo. E allora, per fare diagnosi di una patologia cardiaca di giorno, insieme alle metodiche che si sono sempre utilizzate, che sono quelle dell'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma, la prova da sforzo, la scintigrafia miocardica, negli ultimi anni viene molto più utilizzata un'altra tecnica, che è una tecnica per fare diagnosi di una malattia coronarica, e questa tecnica viene eseguita attraverso delle macchine moderne che sono delle TAC, molto più moderne di quelle che c'erano una volta, molto più veloci e che hanno una qualità di risoluzione così perfetta che riescono a evidenziare malattie delle coronarie anche nello stato iniziale. Ecco, questa ad esempio è una TAC. Ha portato una TAC il dottore, sì, per mostrarci appunto. Sì. Come vedete è un'immagine anche virtuale, però che riesce a ricostruire perfettamente l'anatomia delle arterie coronarie e quindi evidenziare immediatamente se c'è un restringimento o delle placche che coinvolgono un'arteria importante del cuore, per poter poi mettere in atto delle terapie per curarla e per evitare che questo dia luogo a un infarto. Quest'altra immagine invece è un'immagine di controllo di un paziente che aveva un problema coronarico, è stato bypassato, cioè ha fatto 4 bypass coronarici che io ho operato diversi anni fa, 10 anni fa, e l'abbiamo ricontrollato con questa nuova metodica e si è evidenziata un perfetto mantenimento di un risultato ottimo chirurgico e quindi non c'è stata fortunatamente evoluzione della malattia e quindi l'intervento è stato risolutivo e quindi anche una sicurezza per il paziente che si è operato e che ha fatto un intervento al cuore, la possibilità di fare questi esami per essere sicuro che la malattia non riemerga negli anni successivi. Beh, sicuramente anche tecniche mini invasive sono appunto entrate a far fronte in questo campo, dottore. Esatto, e oggigiorno la medicina, soprattutto la cardiochirurgia, si utilizza metodiche meno invasive di una volta, quindi si riesce a operare le arterie, il cuore, attraverso dei piccoli accessi per poter rendere verso il paziente l'intervento meno traumatico e quindi anche la ripresa post-operatoria più veloce.
tant'è vero che capita molto spesso che sia possibile operare o in emodinamica attraverso delle metodiche transcatetere o addirittura in sale ibride, dove l'intervento viene eseguito da un personale specialistico multidisciplinare che si occupa sia di posizionare delle protesi endovascolari ma anche di operare dall'esterno per via mininvasiva. Quindi questa è una grande innovazione che sta sempre di più prendendo piede, anche perché la ricerca tecnologica permette di sviluppare dei dispositivi, delle valvole, degli stent sempre più piccoli che vengono posizionati attraverso un ingresso all'interno di una coronaria o attraverso un'arteria anche più grande. Ad esempio, quando ci sono delle patologie aneurismatiche delle grosse arterie come l'aorta, una volta si doveva operare con un taglio chirurgico, adesso invece è possibile posizionare un'endoprotesi e quindi escludendo l'aneurisma. Questa è una grande cosa perché il paziente non deve più soffrire come una volta, ma certo, la cosa è molto più breve. Sicuramente l'aiuto è anche per voi medici, dottore, no? Mi permetto di dirlo, anche appunto per il vostro lavoro così delicato, sicuramente anche questo in un certo senso vi può dare una mano. Sì, certamente, e le macchine aiutano, come in tanti altri lavori, le macchine aiutano a rendere il lavoro più completo, più breve nell'esecuzione e anche con risultati anche migliori. Quindi la macchina, soprattutto i computer, i robot aiutano sempre di più a fare un lavoro che sia meno traumatico per il paziente ma anche per l'operatore più facile da eseguire, insomma. Bene, dottore, allora prima di concludere passerei a riferire i suoi contatti, se vuole approfittarne e mandare un messaggio, soprattutto mi abbatto molto anche personalmente sulla prevenzione, penso che anche lei la pensi come me, quindi fondamentale in tutto. Certamente, no, è importante sottoporsi a visite di cardiologiche, soprattutto quando uno pensa di avere un problema. E soprattutto anche quando il paziente è già stato operato, ha già posizionato degli stent, è possibile fare dei controlli successivi, regolari. Quindi il mio lavoro spesso è seguire pazienti che hanno eseguito delle metodiche di posizionamento di stent coronarici, io li controllo e in alcuni casi, quando è necessario, è possibile anche ricostruire le coronarie con interventi mini-invasivi che permettono di riportare le coronarie alla loro iniziale posizione senza dover per forza utilizzare altri corpi estranei come è stato già utilizzato in passato. Il professor Fabio De Luca presta studio in via Antonio Stoppani numero 10 qui a Roma, zona Parioli, cioè il suo studio cardiologico. Seguiamo la pagina Facebook Fabio De Luca, possiamo cliccare un like sulla pagina in maniera da rimanere sempre aggiornati. Cosa possiamo trovare all'interno della sua pagina Facebook, dottore? Pagina Facebook, ci sono le immagini di alcuni interventi eseguiti, anche immagini in cui di sala operatoria, di ambienti operatori. Ma insomma, anche sul profilo Facebook ci sono anche persone, testimonianze che dimostrano quello che hanno dovuto superare come certo, interventi, operazioni, anche il risultato ottenuto, e quindi anche il paziente è sempre importante che dica la sua e descriva quello che ha passato in modo naturale e spontaneo per rassicurare gli altri. Seguiamo il professor Fabio De Luca anche su Instagram, Fabio De Luca _ cardio chirurgo. Per le prime informazioni scriviamo all'indirizzo email info@fabiodeluca.eu. Naturalmente tutti questi contatti sono racchiusi nel sito internet www.fabiodeluca.eu. 335 82 72 656, il recapito telefonico del dottore. Dottor De Luca, la ringrazio per essere stato qui ai nostri microfoni, aver potuto integrare lo spazio della rubrica Medicina Regione Lazio, aver potuto trasmettere delle informazioni, e spero che i radioascoltatori, che avrà modo di seguire la nostra intervista sui social, possa aver fatto tesoro anche del suo messaggio, delle sue parole. Grazie. La ringrazio, le auguro una buona serata. Buona serata a voi.